Dicono che possiamo cominciare, non siamo ancora moltissimi e man mano immagino che le persone arriveranno. Allora, prima di tutto intanto buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata del Festival Francescano. C'è un signore lì che si sta sbracciando per spostarsi, vi chiedo di non passare qui in mezzo perché stanno facendo le riprese, per cortesia. Subito delle indicazioni di servizio, indicazioni tecniche, gli organizzatori chiedono di compilare i moduli che trovate, credo, sulle sedie e di consegnarli all'InfoPoint che è lì in Piazza Nettuno. In questo modo, oltre ad aiutare l'organizzazione a rendere il festival sempre più rispondente alle attese di chi vi partecipa, potrete anche partecipare all'estrazione delle magliette del festival, il che non guasta. E poi, già che ci siete, magari potete anche sottoscrivere la tessera di amico del festival, sempre lì all'InfoPoint in Piazza Nettuno. Bene, allora dicevo buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata del Festival Francescano che quest'anno, come sapete, mette al centro il dialogo. Il tema, per la precisione, è attraverso parole e lo fa per ricordare gli 800 anni dell'incontro di Francesco d'Assisi con il sultano Melik al-Kamil ad Amietta. Lo fa come abitudine del Festival Francescano in modo non teorico, ma attraverso il racconto, la narrazione di esperienze concrete, quotidiane. Ecco, qui con noi ci sono tre relatori che a breve ascolteremo, che hanno molto proprio da raccontare in questo senso, cioè non sono persone che si limitano a elaborare pensiero sui temi dell'accoglienza, sui temi del dialogo, sui temi appunto dell'incontro anche attraverso parole, ma fanno proprio nella loro vita delle esperienze concrete di dialogo con le persone. Mi piace dire solamente una cosa prima di iniziare per inquadrare un po' il tema. Perché voi sapete che in questo momento noi parleremo di dialogo avendo come sfondo il tema delle povertà. Povertà in senso lato, ovviamente. Frei Betto, che è un religioso domenicano, e visto che si parla di dialogo mi prendo la libertà di citare un domenicano in mezzo ai francescani, in una recente intervista, lui è un padre della teologia della liberazione, uno dei padri più conosciuti, più famosi, in una recente intervista ha avuto modo di dire di sottolineare un aspetto al quale io personalmente non avevo mai pensato. Nei dialoghi, nei Vangeli, nei dialoghi con Gesù, ci sono due macro aree, due sottospecie grandi, no? Allora ci sono i ricchi che gli rivolgono la parola, che parlano con lui e gli chiedono sempre come avere la vita eterna, perché qui hanno già tutto. E poi invece ci sono i poveri. I poveri chiedono a Gesù come avere più vita qui, in questa vita. E dice sempre Frei Betto che alla fin fine Gesù, se andiamo a vedere il modo, il suo modo, il suo atteggiamento nei confronti di quest'ultimi, è decisamente più tenero che rispetto ai primi. Perché forse hanno capito quello che è il cuore del messaggio, del suo messaggio, del messaggio del Vangelo. Che è quello di sì, preoccupiamoci anche dell'aldilà, della vita eterna, però cominciamo a costruire un mondo, il regno di Dio già qui su questa terra, un regno dove i poveri abbiano i primi posti. Ecco, quindi io credo che i nostri tre relatori, ognuno a modo loro, con le loro specificità, un contributo alla costruzione di questo regno più giusto lo stiano dando. Per cui io lascerei subito la parola a loro, perché amo ripetere sempre che il primo compito di un moderatore è moderare se stesso, per cui lascio loro la parola e ve li presento nell'ordine in cui parleranno, prenderanno la parola. Allora, al centro abbiamo Carlotta Sami, che, scusatemi, leggo così non dimentico nulla, da più di 15 anni lavora nell'ambito delle relazioni internazionali dei diritti umani e degli interventi umanitari. Attualmente è direttore delle comunicazioni con incarico di portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR. Ha lavorato nei territori palestinesi, ha lavorato dove ha collaborato con numerose organizzazioni italiane e internazionali. Dal 2003 al 2008 ha diretto i programmi di Save the Children in Italia, dove è stata anche portavoce. Si è anche occupata sempre per l'organizzazione di emergenze umanitarie fino al 2012 e poi dal 2012 al 2013, prima di assumere l'attuale incarico, è stata direttrice generale di Amnesty International in Italia. Poi abbiamo Fra Marcello Longhi,
che è presidente dell'Opera San Francesco per i Poveri, è un frate cappuccino, si è occupato di formazione dei giovani, prima in ambito parrocchiale a Milano e in seguito a livello regionale per i frati cappuccini di Lombardia. Da settembre 2017 a maggio 2019 è stato vicepresidente dell'Associazione per i Poveri, di cui adesso appunto è presidente. L'Opera San Francesco per i Poveri è una realtà che dal 1959, da dicembre, vero? Quindi compie a breve 60 anni, garantisce, sì, ci sta tutto perché è un'opera veramente, dopo ci racconterà Fra Marcello, veramente encomiabile. Ecco, da maggio 2019 ne è presidente ed è inoltre vicepresidente e consigliere della Fondazione Opera San Francesco per i Poveri. E poi, ultimo ma non ultimo, abbiamo Luca Piras, che è vice ministro nazionale dell'Ordine Francescano Secolare. Luca è un ingegnere, è entrato a far parte della gioventù francescana nel lontano ormai 1994. Ci sono i supporter qui, bene, bene. No, sì, è un bene, perché poi i supporter vanno a beneficio di tutti. È stato anche ministro regionale della Sardegna fino al 2018 e adesso appunto è vicepresidente nazionale. Bene, io ho finito. La domanda che porrei a tutti e farei partire appunto Carlotta Sami è questa. In quest'ottica quindi di dialogo, di incontro con l'altro, con il differente, non con il diverso, qual è la vostra esperienza nel quotidiano? Nel giorno per giorno. Ricordo che alla fine ci sarà spazio per le domande, per qualche domanda dal pubblico, quindi se già volete pensare a qualcosa. Grazie, buongiorno e grazie a tutte e a tutti le persone che sono venute qui questa mattina per dialogare con noi, per cui spero che ci siano delle sicuramente delle domande sul tema di cui io vorrei parlarvi per l'esperienza appunto che ho quotidiana, che è quello del dialogo fra chi fugge da guerre, persecuzioni e da situazioni disperate, quindi dai rifugiati sostanzialmente, da chi è sfollato, e il loro dialogo con chi dovrebbe o talvolta effettivamente li accoglie. Io ho l'onore di lavorare per questa agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati dal 1950. Ha iniziato in realtà a lavorare subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per aiutare quei milioni, 40 milioni di rifugiati e di sfollati europei, proprio persone con le nostre stesse origini, le nostre stesse tradizioni, le nostre stesse provenienze, che a causa della Seconda Guerra Mondiale erano fuggite ovunque nel mondo. Talvolta tendiamo a pensare che chi fuggì durante la Seconda Guerra Mondiale fuggì prevalentemente in Europa, ma non è così. Tantissimi fuggirono nell'America del Nord, ma tantissimi in America Centrale, in America del Sud, tanti in Nord Africa, tanti fuggirono anche in Medio Oriente. Pochissimi sanno che tanti rifugiati europei si rifugiarono in Siria, in Iraq, e lì sicuramente e ovunque incontrarono difficoltà materiali chiaramente, ma anche altri tipi di difficoltà che forse possono essere ricollegate proprio a una difficoltà nel trovare una via di dialogo, una relazione autentica con le persone e con le società che andavano ad accoglierli. Bene, noi a quel tempo, poi nel 1950, ricevemmo l'incarico proprio come agenzia prevalentemente invece di occuparci di altre persone, spesso casi singoli, quindi non spostamenti di massa, ma casi di persone che fuggivano dall'Unione Sovietica. Beh, in quel caso si pensava che diciamo il compito dell'agenzia sarebbe andato poi via via ad esaurirsi. E invece sapete bene che con la guerra di Corea, con le guerre nel Vietnam e quindi tutti i successivi conflitti nel continente africano, asiatico e poi in America Latina che si sono andati a sviluppare, siamo arrivati ad oggi. Ad oggi con una situazione in cui si è passati da quei 40 milioni a quasi 71 milioni fra rifugiati e sfollati. Dunque voi vedete che c'è questa situazione che è diventata forse il tema di cui si parla di più e su cui però c'è meno dialogo.
è un tema sulla bocca di tutti, di cui tutti parlano e in cui tutti sembrano in qualche maniera avere un'opinione molto forte, molto 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 radicata. Il tema dei migranti e dei rifugiati. I due temi si sovrappongono spesso. E spesso si sovrappongono per escludere gli uni a favore degli altri o per giudicare in maniera negativa più gli uni che gli altri, in un contesto che è radicalmente segnato da due aspetti, probabilmente, anzi da tre aspetti, che sono molto legati fra loro. Quello della mobilità umana, il fatto che mai come in questi nostri giorni, in questi nostri anni, la mobilità umana è aumentata tantissimo. Se ci pensate, per moltissime persone, decine di milioni di persone, centinaia di milioni di persone nel mondo, è facilissimo spostarsi. Nei nostri aeroporti, siamo principali aeroporti italiani, siamo abituati a gestire decine di milioni di viaggiatori all'anno. La mobilità può essere anche paragonata non solo a quella fisica ma anche a quella virtuale, perché con le nuove tecnologie, con la rete e con gli smartphone che sono ovunque nel mondo, è possibile in qualche maniera quantomeno far viaggiare informazioni in maniera molto molto veloce. Ma questo si sovrappone ad una situazione in cui c'è una spaccatura netta fra un mondo sempre più ricco e un mondo che continua a rimanere povero, in cui questa forbice continua ad ampliarsi e ad aprirsi sempre di più. In questa situazione si è inserita negli ultimi anni, e guardate, non solo in Italia, ovunque nel mondo, in Italia, in Europa, in Sudafrica, in Asia, negli Stati Uniti, una propaganda in qualche maniera basata sulla teoria dell'esclusione, no? Del volere in qualche maniera chiudersi ed escludere, mettere fuori, tenere fuori da quello che può essere un muro, una barriera, chiunque minacci in qualche maniera il nostro benessere, il nostro stile di vita. Questo per noi è un grosso problema, perché c'è un dato di fatto. Questa propaganda, questo atteggiamento, questo modo di pensare si scontra contro una realtà che in qualche maniera non può sopportarla. La realtà che riguarda in particolare i rifugiati è quella di un mondo in cui appunto abbiamo 71 milioni fra sfollati e rifugiati, di cui circa fra l'85 e l'86% vivono in paesi poveri. E quindi vedete che questa propaganda, che parla spesso dell'invasione, di una situazione in cui ci sarebbero orde di persone pronte a rovinare il nostro stile di vita, in realtà tace una situazione della quale non ci si occupa, la tace per non occuparsene, ossia una situazione in cui a farsi carico di chi non ha più nulla, di chi è al di sotto ancora di una situazione più difficile, perché chi ha perso la propria casa, chi ha dovuto abbandonarla, chi ha visto la propria famiglia spezzarsi in più parti è in una situazione che sta al di sotto della disperazione, vive in realtà ed è accolto tutti i giorni in paesi poverissimi. Io questo l'ho visto in paesi come il Sud Sudan, in Uganda, l'ho visto in quello che è il paese ritenuto il paese col più basso sviluppo umano al mondo, che è il Niger. Il Niger è un paese molto grande che si trova al centro di più mondi, il mondo del Sahel e quindi del Nord Africa e il mondo dell'Africa subsahariana. Ed è un paese poverissimo, fondamentale, veramente un paese cruciale per l'equilibrio e la stabilità di diverse aree importantissime dell'Africa e quindi per conseguenza è cruciale anche per la stabilità dell'Europa, che diciamo i leader politici temono sia così tanto minacciata proprio dai flussi migratori. Ebbene, il Niger è un paese che, nonostante la sua povertà, accoglie centinaia di migliaia di rifugiati da molti paesi che lo circondano, dalla Nigeria, dal Chad, dal Mali, e ovviamente confina con la Libia e con l'Algeria, e quindi è quindi anche attraversato da flussi di persone che vengono portate da reti criminali, quindi anche attraversato da
reti che trasportano persone, ma trasportano anche armi, trasportano anche stupefacenti. Quindi vedete quanti problemi si trova ad affrontare un paese come questo. E qui viene il punto del dialogo e della propaganda. Se la propaganda mira solamente a contenere e a dire che dobbiamo contenere un'invasione, per noi che lavoriamo tutti i giorni a cercare di trovare fondamentalmente delle soluzioni di lungo termine per i rifugiati, perché le persone rifugiate vivono prevalentemente nei paesi più vicini a quelli da cui fuggono, ma ci restano per almeno 20 anni mediamente. Dunque dobbiamo trovare una soluzione per loro, una soluzione per quei paesi così poveri che li accolgono e che spesso li vedono arrivare in fiumi umani di persone di decine di migliaia alla volta. E quando noi ci apprestiamo a dialogare con questi governi che, guardate, da decenni compiono questo lavoro di inclusione, di integrazione, se noi dall'altra parte abbiamo dei paesi molto ricchi che si chiudono a riccio ed anzi in questa chiusura a riccio rifiutano di conoscere, rifiutano di discutere, quello che troviamo è un altro muro in qualche maniera che ci dice: ma perché dobbiamo continuare a farcene carico noi se chi ha più risorse, più conoscenze invece getta ancora tutto sulle nostre spalle con un atteggiamento sostanzialmente di indifferenza, non soltanto di egoismo, ma proprio di indifferenza. Ecco, questo crea dei problemi molto concreti, non è una questione solamente ideologica, filosofica, non è neanche una questione da dibattito politico, è una questione che crea problemi quotidiani estremamente specifici, basilari, che hanno poi a che fare con la cosa più importante, che è quella della dignità dell'essere umano. Altrimenti come facciamo a chiamarci esseri umani se tutta la nostra dignità siamo spogliati della nostra dignità a causa di questioni molto basilari come il non poter avere un lavoro, non poter avere un guadagno, non poter studiare e progredire nella propria vita e dover perennemente esistere sulla base di ciò che qualcuno elargisce, no? Di un'assistenza che viene concessa. Questi sono problemi molto concreti, visti diciamo dall'altra parte del Mediterraneo in particolare, assumono un colore diverso, che è quello del riuscire ad arrivare alla fine della giornata. Quindi hanno un respiro corto, determinato e portato veramente alla più pura essenza della vita umana. Visto da questa parte hanno un sapore molto diverso, forse più amaro, perché ci porta a delle riflessioni profonde, forse anche però un po' più pessimista, perché guardate, la questione di questo linguaggio d'odio che si è diffuso, di queste idee assurde basate su falsità, ha prodotto dei danni molto gravi. Non sono solamente questioni di come dire, intolleranza che si può verificare nei comportamenti di persone che sono anche noi vicine, di persone che conosciamo nei confronti di chi ha la pelle diversa o di chi viene da lontano. Sono proprio questioni che stanno radicalmente cambiando le categorie di pensiero di chi può prendere le decisioni. E questo è quello che ci preoccupa di più, perché il fenomeno della mobilità umana e in particolare dei rifugiati è complesso, ma sicuramente possono essere trovate delle soluzioni, perché in 70 anni di lavoro in particolare abbiamo visto tante esperienze, sappiamo quali sono quegli elementi che potrebbero migliorare la soluzione, ma se questo discorso e questo ragionamento ha instillato nella mente, nei pensieri, nei dialoghi e nei discorsi certe categorie che sono fondamentalmente false, fallaci, è molto difficile riuscire a convincere che quelle categorie non stanno portando verso la strada giusta. E questo nella questione di tutti i giorni, per tornare alla questione del dialogo, vuol dire ripartire sempre da capo e provare da capo a ricostruire un dialogo con parole diverse.
Bene, grazie a Carlotta Sami. Mi pare che, così come sintesi estrema, ma proprio del suo intervento, ci sia una bella riflessione da fare su una delle caratteristiche che deve avere il dialogo a questo punto, che è l'onestà di fondo, no? L'onestà e la sincerità, senza creare appunto delle immagini fallaci o false che possono portare a queste categorie di pensiero poi difficili da smuovere. Lascerei allora adesso la parola a Fra Marcello, al quale pongo la stessa domanda, cioè dal suo osservatorio milanese di opera San Francesco per i poveri. Cosa vuol dire concretamente dialogare? Io ringrazio la dottoressa per quanto detto, per l'intelligenza e la profondità della riflessione. Mi piacerebbe dire che in questi 2 anni mi sono fatto una cultura guardando in faccia la gente. Mi sono fatto una cultura guardando i volti, a volte anche la pelle del collo segnata da strane cicatrici di chi passa davanti al nostro self-service. Sono circa 2.300 persone al giorno nella civilissima e progreditissima Milano. 2.300 persone che se non venissero da noi andrebbero a rubare qualche brioche da qualche parte, nel migliore dei casi. Guardare i volti, guardare gli occhi e quando è possibile magari sedersi al tavolo della mensa piuttosto che ascoltare i racconti al poliambulatorio dove arrivano fino a 150 persone al giorno a farsi curare perché diversamente non verrebbero curati nelle strutture pubbliche, ascoltare i racconti e accorgersi che, almeno io mi sono accorto, che il dialogo non è un esercizio di intelligenza, non è una concessione, non è neanche una posizione culturale. Il dialogo è come respirare, è un modo per accorgerti che sei vivo. Avevo scritto qui alcune riflessioni. Il dialogo è lo spazio dell'ascolto reciproco e fiducioso per accorgermi che io esisto. Se esistessi io solo al mondo, nell'universo, probabilmente invocherei l'eutanasia, come adesso è di moda, no? Perché solo non esisto. Ci innamoriamo tutti, no? Tutti. Anche i frati, ci innamoriamo del Signore, scegliamo di dare la vita a Lui, ci facciamo famiglia. L'innamorarci ci dice che noi di questo dialogo biologico, profondo, ne abbiamo assolutamente bisogno. Nessuno si innamora di se stesso, se non un po' malato. No? Nessuno fa l'amore allo specchio, un po' malato. Ecco, il dialogo è l'esercizio della voglia di vivere. Mi viene da dire che quando dentro una persona si spegne la voglia di incontrare qualcuno, di ascoltare, quindi di dialogare, vuol dire che gli si sta spegnendo la voglia di stare al mondo. E questo conduce radicalmente alla scelta del suicidio. Secondo me, io sono un ignorante, però credo che l'Occidente stia rischiando di camminare verso un individualismo radicale che significhi il suicidio di una civiltà. Questo è un tema che dovremmo poter affrontare in modo più onesto, senza paure, dicendo la verità. Spariamoci nei piedi. Perché non facciamo più bambini noi italiani? Perché? Perché l'Occidente ricco non fa figli? Voi direte, ma frate, che ragionamento fai? Tu che fai il voto di castità mi fai sta predica. Però il cervello ce l'ho anch'io. Sono stato in parrocchia tanti anni, ho fatto l'allenatore vocazionale, ho incontrato tanti giovani. E a contatto con la voglia di vivere dei giovani la domanda ti viene perché? E perché, curiosamente, quando non ascoltiamo più la voglia di vivere che c'è in noi e c'è fuori di noi, così poi non dialoghiamo più, perché poi ci si spegne anche la voglia di avere i bambini attorno? E a fronte di questo come reagiamo? Comprando tutti un carro armato, giriamo tutti con l'autoblindo, riempiamo di filo spinato i confini, ma i confini del cuore prima, i confini dell'intelligenza. Il rischio è costruire muri nella testa, costruire il muro sul cuore e rinunciare ad essere una donna, un uomo. A me diverte ricordare che abbiamo tutti il bottone della pancia, l'ombelico. L'ombelico ci ricorda che tu non ti sei fatta da sola. Tu non ti sei fatto da solo.
esisti perché qualcuno in amore ha dialogato e tu sei nato lì. Lasciatemi dire che mi piace pensare di essere nato da un atto d'amore piuttosto che da un intruglio di ingegneria genetica, altri discorsi. Abbiamo tutti bisogno di sentirci voluti bene, da un cuore umano, ed è per questo che ci innamoriamo. E quando non troviamo affetto nel dialogo d'amore con qualcuno, grazie a Dio che Dio ha invitato gli animali. Per cui quello che non riusciamo ad avere dagli esseri umani, grazie a Dio ce lo danno gli animali. Ma non è la stessa cosa. Perdonatemi, non voglio essere volgare, ma l'amore non lo facciamo con gli animali. Se siamo sinceri, lasciatemi anche dire che forse possiamo imparare dagli animali, qualcosa possiamo imparare. Mio santo Francesco d'Assisi riusciva a far pregare anche gli animali. Però perché gli umani non pregano più? Allora, anche in questo, no? Riflettevo sul tema del nostro festival. Se siamo sinceri con noi stessi, dobbiamo ammettere che stiamo perdendo fiducia nelle parole, non ci fidiamo più, è di moda la calunnia, ero mercoledì a Roma, ho sentito il Papa che diceva questa cosa qua, è di moda la calunnia, il mettere in dubbio, l'insinuare la disonestà in chi ti dice cose che ti danno fastidio. Allora la tecnica massmediale più intelligente che si elabora è calunniamo, spariamo qualche siluro sotto, in modo da far saltare il buon senso e l'evidenza anche razionale di quello che viene detto. Questa della calunnia, diceva la dottoressa, la disinformazione, o meglio, un'informazione criminale, perché è un'informazione criminale, quella che dice cose false per aizzare la paura della gente. Questo è bruttissimo. Anche perché poi quando la gente ha paura, si impaurisce, va nel panico, alla fine fa cose che probabilmente non vorrebbe fare. Ma non si può governare i popoli col panico. Voi direte, frate, ma te che te, cioè, chi sei tu? Nessuno, nessuno. Dico solo che questa sfiducia nelle parole è un frutto della sfiducia nel legame d'amore che si fa a dialogo, che ci rende umani. Capite che non ha nessun, cioè è persino ridicolo pensare che, se è vero che siamo un piccolo popolo che abita un micropianeta, io ho qualche illusione di interessi astronomici, un piccolo popolo che abita un micropianeta lanciato sulla sua orbita attorno a un microsole, dentro un universo di cui sappiamo pochissimo, cioè come ci permettiamo di immaginare di essere gli unici? E come possiamo imporci l'uno contro l'altro dicendo io prima di te? Lasciatemi fare pubblicità al mio santo. Se voi andate in Fonti Francescane al numero 1782, troverete che si racconta che Francesco spesso si chiedeva: ma qual è il mio frate più bello? Qual è il mio frate migliore? Qual è il mio frate primo? The first. Qual è il frate first? Francesco non ha mai indicato se stesso. Mai. Non ha mai detto modestamente noi, io, o meglio io. Francesco pensa a delle figure di frati che conosce e dice: beh, il frate first dovrebbe essere dolce come questo frate, dovrebbe essere forte come frate Giovanni, dovrebbe essere intelligente come frate Matteo, dovrebbe essere, e compone un ritratto del frate migliore cogliendo le ricchezze di frati diversi. Se dovessimo domandarci, come francescani, chi è l'uomo migliore sulla faccia della terra, l'uomo che viene prima degli altri e ha il diritto di imporsi, perché io prima di te, dovremmo dire che l'uomo migliore ha le caratteristiche più splendide degli uomini e delle donne di tutte le etnie e di tutte le culture. Dovremmo, se vi piace ve lo ridico, dovremmo, se dovessi dipingere, perdonatemi, sono un uomo, se dovessi dipingere la donna più bella del mondo, non so come sarebbe possibile farlo, ma lo sguardo, ho visto alcune foto, lo sguardo di alcune ragazze del Sud Sudan, l'eleganza di alcune ragazze del Nord Europa, gli occhi,
di alcune ragazze dell'Oriente. Ecco, io non so come si potrebbe fare, ma l'idea è chiara. No? Sarebbe più complesso parlare dei maschi. Nessuno può pensare di bastare se stesso. No, ho detto questo dei maschi non per una... non intendetemi male, ma perché i maschi litigano, i maschi si aggrediscono, i maschi potenti nel mondo sfoggiano un potere che fa terrore. Io spero che le donne non siano così. Qualcuno dice che saranno le donne a salvare il mondo, speriamo. Siamo una famiglia sola su questo nostro piccolo pianeta e abbiamo bisogno gli uni degli altri. Così come abbiamo bisogno dell'ossigeno prodotto dalle foreste dell'Artico e dell'Amazzonia. Abbiamo bisogno di un pianeta pulito. Non so se avete potuto leggere e sgranocchiare la Laudato Si di Papa Francesco. È un programma per i prossimi 3 secoli. Abbiamo tutti bisogno di vivere nel dialogo naturale tra noi umani, perché è solo nel dialogo, che è una declinazione dell'amore, che noi possiamo vivere. E io credo profondamente che quando un essere umano, abita nel dialogo d'amore, che ti fa sentire bisognoso degli altri, dipendente dagli altri, ma senza vergogna, contestando, l'ho letto sul Corriere di questa mattina, contestando l'assunto che dice che il meglio della cultura occidentale sta nell'individualismo radicale. Falso, falso. Vorrei che ci fosse qui Maritain, vorrei che ci fossero qui gli esponenti del personalismo cristiano, vorrei che ci fosse qui chi con intelligenza ha mostrato come l'essere umano esiste solo quando accetta di dipendere in amore e in intelligenza da altri. La ricerca scientifica non viene fatta da uno solo che è il più geniale di tutti, magari americano. No, perché gli scienziati sono una comunità internazionale, loro ce lo insegnano. Abbiamo tutti bisogno di vivere nel dialogo naturale tra noi umani, nel dialogo con la creazione e risalendo in amore nel dialogo con Dio. Mi piacerebbe che qui ci fosse un credente musulmano che potesse dire con la forza che l'Islam ha la gioia di dire dipendere da Dio e affermare la massima libertà e la massima dignità di una creatura. Perché Dio ci vuole, ci ha voluti nel suo figlio Gesù Cristo, figli di Dio. E allora riconoscere che la tua vita è un dono di Dio non significa tarpare la tua dignità, come è scritto sul Corriere, non significa uccidere la tua libertà, la tua autonomia, no, vuol dire soltanto che tu porti la traccia dell'uomo più bello che può esistere, che è l'uomo Dio. Vorrei chiudere dicendo che tutto questo, me lo sono un po' inventato, diciamo così, riflettendo sui volti incontrati. Dar da mangiare a Milano un cibo buono, semplice, un po' domestico, ma abbondante. Permettere di lavarsi, di farsi la doccia. Permettere di uscire con un vestito decente. Perché se sei in giro e sei bella, ci guadagno io, perché cresce la bellezza che ci fa venire voglia di stare al mondo. Se ti vedo umiliato, sto male, perché sta male l'umanità. Questo se non ti curi. Uno dei progetti più belli che abbiamo nel nostro poliambulatorio lo chiamiamo dentino per amico. Curare i denti dei bimbi, delle famiglie tantissime italiane, dove l'ultima cosa che si cura sono i denti. Allora un bimbo che sorride e c'ha i denti è una bella cosa, è una bella cosa. E chiudo dicendo che se non ci aiutiamo tutti a rimanere belli, a rimanere sorridenti, se non rimaniamo dipendenti gli uni dagli altri, perché tutti possono avere un po' di vita buona, l'alternativa è solo la guerra. Abbiamo fatto 90 milioni di morti in 2 guerre. Quanti morti ancora? Per tornare da capo. Non sono serviti a niente. Dobbiamo tornare a sentire discorsi, come ha detto Papa Francesco, da lager in tutto il mondo. Basta così. Bene, grazie davvero anche a Fra Marcello. E
anche così, anche con lui mi piace condividere un po' quello che mi è rimasto nel cuore di tutte le cose molto interessanti e che meritano di essere meditate, che allora dialogo, oltre a verità, appunto a sincerità, è anche la capacità di uno sguardo sull'altro, perché apre sguardi di futuro, accorgersi dell'altro, accettare l'interdipendenza gli uni dagli altri. Quindi grazie ancora, adesso lascerei la parola a Luca Piras. Dopo queste, come dire, l'esperienza di persone che si muovono in ambiti, possiamo dirlo, insomma, grandi, veniamo all'ambito più quotidiano, no? Cioè, cosa possiamo fare noi nel nostro quotidiano, nel giorno per giorno, noi persone comuni, persone qualsiasi, per favorire appunto il dialogo, l'incontro con il differente da noi? Intanto grazie per avermi chiamato qui, non so quanto sia degno e non so neanche quanto possa essere interessante quello che ho da dire, anche rispetto ai grandi temi che anche su questo tavolo stiamo trattando. Però ci provo. Provo a raccontare una storia piccola che parte dalla mia esperienza quotidiana di uomo, di lavoratore, di marito, per provare a dirci che forse i grandi temi si possono iniziare a costruire dal tavolo di casa nostra. E allora dico questo, che la vita viene determinata da scelte a volte apparentemente banali. E la mia inizia dalla scelta di stare con mia moglie nel momento in cui dovevamo decidere il luogo della nostra residenza di marito e moglie, dalla scelta di stare in un piccolo paese della Sardegna che conta 1600 anime. E la motivazione di questa scelta era: proviamo a dare un contributo alla comunità in cui scegliamo di stare. Cioè, non vogliamo essere un numero. Sarebbe stato molto facile, e ne avevamo anche l'occasione, di provare a stare in una città più grande, in cui puoi farti tranquillamente le tue cose tutti i giorni, ma alla fine conti quanto un numero. E allora ci siamo detti: stiamo a Villaurbana, probabilmente se non ci faremo noi i fatti degli altri ci sarà qualcun altro che si farà i fatti nostri, e questo avviene tutti i giorni, però davvero la scelta è stata quella di stare in una comunità in cui poterci mischiare, in cui ci si conosce per nome, in cui ci si può guardare in faccia e negli occhi tutti i giorni. In un paese piccolo ci sono piccole storie, apparentemente piccole storie, ma in realtà io ho imparato in questi anni, anche di servizio nell'OFS, che non ci sono piccole storie, non ci sono storie piccole, ma ognuno ha la sua storia ed è grande proprio perché è particolare, proprio perché è la tua. E allora diventa importante custodirla, incontrarla, ascoltarla e non giudicarla. E dico questo perché anche in un piccolo paese ci sono storie che si possono giudicare. Ma quelle storie sono fatte di persone. E anche in un piccolo paese ci sono persone che si possono giudicare, che si possono lasciare ai margini, che possono essere considerate persone che non contano, né in quel paese, tantomeno per la società in generale. E allora la mia esperienza è questa, che il Signore ti prende sul serio. Quando fai una scelta e dici: ho fatto la scelta per questo motivo qui,
Allora il Signore ti mette alla prova e le occasioni te le fa arrivare a casa. Per cui la mia esperienza è di uno studio tecnico piccolino, perché io sono piccolino, in cui non passano solo richieste di problematiche tecniche, ma passano storie quotidiane di ragazzi che hanno bisogno di un aiuto a scuola, di famiglie che, diciamo, litigano tra loro anche per questioni tecniche, di persone invece, nell'altra porta a fianco, di persone che bussano perché hanno bisogno del pane quotidiano. E mi ha colpito molto l'esempio che hai citato, Sabina, perché la differenza tra ricchi e poveri è proprio questa, che il povero ti chiede il pane di tutti i giorni. Poi il pane lo possiamo tradurre in tante declinazioni, però il povero ti chiede il pane. E quando uno ti chiede il pane, non puoi rispondergli con la teoria. Non puoi rispondergli con le prediche, a cui noi cristiani siamo molto abituati e siamo anche molto bravi, perché ci piace piacerci. Ma il povero che ti chiede il pane, devi dare un pezzo di pane. E allora la scelta è sempre questa, è sempre quella di decidere se alle 9 del mattino di domenica devi aprire quella porta oppure far finta che non ci sei. Devi decidere se il giorno di Pasqua stai solo con la tua famiglia perché hai il diritto di stare con la tua famiglia, oppure allargare quel tavolo. Anche a costo di essere chiacchierato, tra virgolette, perché stai accogliendo qualcuno che in realtà non merita di stare in un tavolo normale. Ecco, devi scegliere anche se fare da padrino a un bambino nato non si sa come. E anche questo genera giudizio, genera chiacchiera in un paese di 1600 abitanti. La tentazione è quella di accogliere queste persone nella tua vita, perché poi entrano nella tua vita e si fanno anche i fatti tuoi. La tentazione è quella di accogliere queste persone nella tua vita e metterti però su un gradino più alto. Ti accorgi però che invece queste persone ti chiedono, il pane che ti chiedono queste persone è quello di stare accanto, di camminare, di occuparti di loro, di considerarle semplicemente persone. E questo personalmente mi mette molto in discussione, perché ti obbliga non solo a metterti in dialogo con loro, che sarebbe facile perché ti chiudi dentro casa e stai con loro, ma ti obbliga anche a creare quella rete di relazioni tra te, loro e il paese e le realtà del paese, che sono le singole persone che chiacchierano nel negozio mentre fanno la spesa, che chiacchierano anche quando escono da messa, ma sono anche le istituzioni del paese con le quali sei chiamato a dialogare, sei chiamato a parlare, sei chiamato a rappresentare anche storie che non hanno la forza di essere rappresentate. Ecco, io non vi voglio raccontare, non vi ho raccontato questa esperienza di casa nostra,
per mettere delle cose in piazza e per dire che sono più bravo di altri, anche perché ritengo di non aver fatto niente di eclatante. Ma questa storia assomiglia tantissimo alla storia di tante persone che ho avuto modo di conoscere e con cui ho avuto modo di stringere amicizia nel mio cammino di fede, devo dire, all'interno dell'ordine francescano secolare, nella gioventù francescana prima, perché questa storia assomiglia davvero alla storia di persone che si sono messe in relazione, per esempio, con degli immigrati incontrati per caso, che chiedevano di essere accolti in casa. Che da quel tipo di relazione è nata un'amicizia, è nata una storia, è nata anche una conversione da parte di qualcuno. E vi assicuro che in giro per l'Italia ho visto davvero persone pronte a sporcarsi le mani, a mischiarsi con chi viene considerato privo di diritto di una storia. E da qui voglio, con questo voglio concludere dicendo che i grandi temi che forse non avranno mai una soluzione, ahimè, possono iniziare a essere visti in maniera diversa se proviamo a cambiare la nostra coscienza davanti allo specchio la mattina quando ci alziamo. Ecco, questo sì, questo sì. Chi sono io e chi sei tu? Credo che sia una domanda da farci tutti i giorni, perché poi le grandi strutture, i grandi palazzi iniziano dalle fondazioni, iniziano si costruiscono col singolo mattoncino. Permettetemi di fare anche una citazione da ingegnere. Però è così. Perché i grandi temi rimangono grandi temi e a casa nostra non ci disturbano. A casa nostra non viene nessuno di ciò che vediamo in televisione a bussare la porta la domenica mattina quando sei ancora in pigiama e hai voglia di farti i fatti tuoi. E allora, se vogliamo risolvere i grandi temi, io ritengo, dobbiamo iniziare a cambiare noi, a scegliere di aprire quella porta, a scegliere di allargare quel tavolo, a scegliere di uscire con quel bambino lungo strada del tuo paese, anche se qualcuno parla. Basta. Bene, grazie anche a Luca, tantissimi anche gli stimoli che sono arrivati dal suo intervento. Io anche del suo intervento vorrei così sintetizzare una parola. Ce n'erano molte in verità, però forse quella che mi dice di più, magari a voi ne avrete altre, è proprio il termine apertura, no? Quindi verità, uno sguardo all'altro, uno sguardo verso il futuro e l'apertura all'essere umano, perché poi alla fin fine dialogare è mettersi al servizio dell'essere umano, abbiamo visto, penso che emerga un po' da questo tavolo. Adesso c'è spazio per le domande.